Per salvare un cattivo. Vedi, questo è quello che lui ci ha insegnato. Come i veri apostoli, anche lui è morto, ha dato la sua vita per quello in cui credeva. Come gli apostoli rischiavano la loro vita per diffondere il Vangelo. Anche io darei la vita per dei miei amici, ma non per i malvagi che non si convertiranno mai. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperare alcunché, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. Egli è infatti è buono anche verso gli ingrati e i cattivi. Nel frattempo anche i lupi erano di ritorno alla loro tana. Niente padrone, niente. Ah, bella Machi 5! Ah, ah, hai anche il coraggio di prendermi in giro! Come? Ah, ah, strappato! Cosa è accaduto a te? Ci siamo scontrati contro i buoni! E Narwan è morto! Narwan è morto! Sì! Si è sacrificato per salvare questa parola. Sacrificio non deve entrare nella mia casa. Ma nessuno aveva mai fatto una cosa simile per me. Cosa vorresti dire? Nessuno è mai morto per salvare me. Cosa mi tocca sentire? Ma dove avete sentito queste idiozie? Non sarà forse che anche voi avete visto quel libro? Quale? Quale libro, padrone? Quel libro che il buon pastore fa leggere ai suoi adepti. L'avete visto? No, non abbiamo visto niente! Sappiamo di cosa stai parlando! Voi ora vi recherete nel tempo e nello spazio e prenderete quel libro! Anzi, voi ucciderete gli evangelisti! Sì! I lupi andarono indietro nel tempo e nello spazio a caccia degli evangelisti. Voi non dovete scrivere questo risolto! No, voi non dovete scrivere! Scriverete quel libro! No! Cristo, chi è? Cristo è una persona che porta luce. Se tu la conosci, vedresti il suo amore. Il suo occhio. Io mi ricordo
quella volta che eravamo a Cana alle nozze e ha trasformato l'acqua in vino. Non tutti ci riescono, non tutti. Io mi ricordo, non è possibile, quando ha detto la vista un cieco. E sì, il cieco e poi il paralitico. Il paralitico, non è possibile. Sì, è proprio Gesù Cristo che ci è riuscito. Voi mentite! Lui è il figlio di Dio. Ma come fa? Come fa? Lui è il figlio di Dio. Lui è più forte di voi. No! Buono! Nessuno è più forte di noi. È semplice, sì, come noi. È umile. È nato da un falegname. E qui per servirci. È il figlio di Dio. No! Servito. E quello che perdona i vostri peccati. Ora capisco perché Narwai mi ha salvata. Taci, Imlac! Se ti sentisse il padrone, non so che fine faresti. Stai zitta! Ragazzi, basta. È giunta l'ora di ribellarci. I lupi fecero così ritorno da Malum Tenebris. Ecco! Ecco i miei lupi! Dov'è il Vangelo? Me l'avete portato? Il Vangelo! Basta! Noi non ci stiamo più a questo sporco gioco! Taci! Tu ci hai traditi! Tace! Sei un impostore! L'avete voluto voi, traditori! Maledetto! Traditori! Maledetto! Maledetto buon pastore! Con il sacrificio di Narwain, questa volta hai vinto tu e ti sei preso anche i miei lupi! Maledetto! Finisce così la nostra storia. Forse non è il lieto fine che attendevate. Il male rimase in agguato. Ma Narwain, con il suo sacrificio, rese possibile la conversione dei lupi, che da quel momento vissero una vita completamente nuova. Ricordate le parole di Gesù. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, porta molto frutto. Wolves vs. Sheep. I give my life.